Le accuse sono pesanti, corruzione internazionale e riciclaggio. A 5 mesi dalla sua nomina a presidente di Finmeccanica, Giuseppe Orsi è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli nell'inchiesta sulla società di armamenti aerospaziale. In questo caso tutto nasce dalle dichiarazioni dell'ex responsabile delle relazioni istituzionali, Lorenzo Borgogni, interrogato più volte anche la scorsa settimana a Roma dai magistrati partenopei. Ancora mazzette per ottenere appalti. Questa volta in ballo c'è la commessa per 12 elicotteri che la Gusta Westland, società di Finmeccanica, si è aggiudicata in India, appalto da 560 milioni di euro. Al centro un intermediario svizzero, Guido Ralf Aschke. Il suo compenso sarebbe stato inizialmente di 41 milioni di euro. Secondo il racconto di Borgogni, la cifra sarebbe lievitata fino a 51 milioni di euro, 10 milioni in più che sarebbero finiti in tangenti per i partiti, soprattutto per la Lega, dice Borgogni. L'appalto risale al 2010, quando alla guida della Gusta c'era proprio Giuseppe Orsi, unico dirigente della società a partecipazione statale vicino al partito di Bossi e Maroni. Senza contare che la Gusta ha sede proprio a Cascina Costa, nel Varesotto. Nell'inchiesta c'è anche un altro uomo chiave, un altro mediatore, il collettore di tangenti. Il suo nome sarebbe Christian Mitchell. Nelle sue mani sarebbero passati 10 milioni di euro. Le prime conferme alle dichiarazioni di Borgogni sarebbero arrivate ieri, quando i magistrati di Napoli sono andati direttamente a Lugano, dove hanno sede le società riconducibili all'intermediario Aschke. Anche lui indagato per corruzione e riciclaggio. I magistrati per rogatori hanno portato via casse di documenti. I contenuti sono stati definiti dai PM estremamente utili. In settimana lo stesso Aschke sarà interrogato ed avrà molto da spiegare. A questo punto è probabile che i pubblici ministeri vogliano ascoltare anche lo stesso Orsi, che in Finmeccanica è subentrato a Pier Francesco Guarguaglini, che ha dovuto lasciare la sua poltrona dopo essere stato indagato dalla Procura di Roma per frode fiscale e false fatturazioni. Inchiesta ENAV, nella quale è coinvolta anche la moglie Marina Grossi, ex capo della Selex, altra azienda del gruppo sul quale oggi cade una nuova pesantissima accusa. E potrebbe non finire qui. Su Finmeccanica ha promesso di voler di tutto anche Walter Lavitola, in carcere dallo scorso lunedì, a sua volta accusato di aver creato fondi neri per ottenere appalti a Panama, sempre per Finmeccanica. La prima smentita della Lega arriva alle 9 del mattino con un comunicato ufficiale, quando ormai la notizia sulle presunte tangenti da Finmeccanica al Carroccio campeggia sulle prime pagine dei quotidiani. La Lega Nord è totalmente estranea e non ha mai preso alcuna tangente. Chi associa la Lega Nord a questa vicenda sarà perseguito in sede civile e penale. Poche ore dopo scende in campo Roberto Maroni, che sul suo profilo Facebook definisce fuori dal mondo le notizie che arrivano dalla Procura di Napoli. La Lega non si fa intimidire certo da queste stronzate fangose, scrive senza tanti giri di parole l'ex ministro dell'Interno. Le insinuazioni di un ex dirigente di Finmeccanica, aggiunge Maroni, riferendosi a Lorenzo Borgogni, orecchiate da qualche parte, sono diventate sui giornali di oggi tangenti alla Lega. Viva la libera stampa, si fa per dire, conclude ironicamente. Quella di Maroni è una reazione dura. Le voci che accostano la Lega alle presunte tangenti di Finmeccanica certo non fanno piacere all'ex capo del Viminale. Non è un mistero che Maroni sia stato uno degli sponsor di Giuseppe Orsi ad amministratore delegato e presidente di Finmeccanica. A metà pomeriggio, quando ancora non si sa che Orsi è indagato, la holding della difesa dell'aerospazio precisa con una nota che né Gusta Westland né Finmeccanica hanno corrisposto alcuna tangente alla Lega Nord. Gusta Westland, si legge, non ha commesso alcun tipo di irregolarità né pagato commissioni di alcun genere per la vendita di elicotteri al governo indiano, come una recente indagine del Ministero della Difesa indiano ha confermato. Nella nota Finmeccanica prende le distanze dall'ex manager Lorenzo Borgogni, che ha lasciato il gruppo su richiesta della società. Le consulenze per milioni di euro ammesse da Borgogni erano in palese contrasto con il codice etico dell'azienda. Una stoccata durissima all'uomo che con le sue risposte ai magistrati ha provocato questa svolta nelle indagini. Colleghi, passiamo al seguito dell'ordine del giorno. La voce è calma, il volto è scuro e a più riprese tradisce prima nervosismo e poi emozione. Alla fine ci scappa anche una lacrima. Rosi Mauro torna così, oggi, a presiedere l'aula del Senato, tra applausi e proteste. Dopo essere stata cacciata dalla Lega per le polemiche seguite alle inchieste sui fondi del Carroccio e dopo essersi dimessa ieri da presidente vicario, Rosi Mauro si siede ancora là, sullo scranno più alto di Palazzo Madama.
L'Italia dei Valori parte all'attacco e mentre alcuni le gridano dimettiti, espongono un cartello, battono le mani sui banchi, l'intervento più duro è quello di Felice Belisario. Il suo accordicchio con il Presidente del Senato è da questo rivendicato come gesto distensivo e assolutamente poco convincente. Anche per il vicepresidente dei senatori del Partito Democratico, Luigi Zanda, la Mauro si deve dimettere per opportunità politiche e rispetto degli equilibri. Luciana Sbarbati, UDC, difende invece la Mauro e ricorda che non si possono chiedere dimissioni ad una persona che non è indagata. Per la Lega a parlare è il capogruppo al Senato, Federico Bricolo. La Lega è fredda, esordisce Bricolo, non si è interessata al dibattito sull'ex leghista. Il tema è già stato trattato all'interno del partito e la questione è già stata risolta. Lei tira lungo, la Mauro, e con una certa convinzione spiega le ragioni in base alle quali non intende dimettersi. Ho fatto riferimento al regolamento del Senato e al regolamento intendo attenermi, come ho sempre fatto e come continuerò a fare nello svolgimento delle mie funzioni. In altre parole, resto al mio posto, il regolamento me lo consente. Passiamo. Ma in realtà nel Parlamento e dintorni si parla di...